Cioè, è ciò che appartiene al senso dell'arte. Non è qualcosa di accidentale rispetto allo sviluppo, ma è qualcosa che appartiene al senso dell'arte. Se l'arte è maniaca, non può essere figurativa. Questo vuol dire che possiamo continuare a fare arte figurativa e che tuttavia non siamo, come dire, coerenti rispetto alle premesse, come non lo era l'arte figurativa tradizionale. La crisi, per esempio, del dramma moderno non ricade all'interno di questo movimento qui. La crisi del dramma moderno ricade certamente all'interno di questo movimento qui, perché è crisi della comunicazione. E perché c'è questa crisi della comunicazione? Ma perché il mio interno non si vede. La mia interiorità non si mostra. È questo che mette in crisi, per esempio, le figure come quelle di Ibsen, il dramma. Non è possibile dialogo perché il principio non è logos, il principio non è dialogico. E siccome è al di qua del dialogo, non lo posso mettere in dialogo. E siccome il dramma invece ha a che fare con il dialogo, il dramma va in crisi, la crisi del dramma. Il dramma del dramma moderno è esattamente questo, è per questo che va in crisi quella forma d'arte lì. E questo è uno dei tanti fenomeni che appartengono appunto a questa presa di consapevolezza progressiva della necessità, se si vuole tenere ferma, se si vuole corrispondere nella tecnica, nell'arte, all'eccedenza, non si può votarla alla figura. C'era una. Sì. Ma certo che si può ritrovare in Michelangelo, ma Michelangelo ha questa caratteristica, che è per certi versi il primo. Ed è così geniale che arriva fino alla fine del moderno. Perché tutto è non finito, è per questo che mi dispiace non avervi fatto vedere il video, perché Lo potete vedere, ma lo potete vedere, quindi siete a posto. Proprio una playlist, sono quattro video della lezione fatta da Caterina. In quella lezione, tra l'altro, si voleva mostrare, cioè, quello si lascia un po' da parte o in secondo piano la modernità di Michelangelo in quanto artista consapevole che nell'arte ne va del senso dell'uomo e si mette invece più in evidenza l'anticipazione di Michelangelo. Perché il trittico meraviglioso, straordinario, voi che siete qui dovreste andarlo a guardare spesso, insomma, è un'opera incredibile. Ed è il senso di quel trittico lì è che ciò che vi è di essenziale, e avendo a che fare essendo centrale in quel trittico la figura della Madonna col bambino, ciò che vi è di essenziale non può essere messo in figura, non è infinito. E non dal mio punto di vista perché Michelangelo non sia stato in grado di finirlo. Non si può dire di un autore, di un genio assoluto come Michelangelo che ha 20 qualcosa anni fa, qualcosa come la Pietà Vaticana, non si può dire che non potesse finire quella statua, anche se si è sostenuto che le diverse vicissitudini della sua vita gliel'avessero impedito, ma non è questo, credo, il punto. Il punto è che non si può finire. Nel senso, non che non lo potesse tecnicamente fare, ma nel senso che ciò che vi è di essenziale non può essere in una figura. Ora, in quel trittico di statue, la figura centrale, cioè quella della Madonna col bambino, e cioè il momento dell'allattamento, non si vede e non si può vedere. Sicché l'arte può dire quel momento lì, cioè il momento originario, anche qui. Pensate a Michelangelo come uno che conosce le categorie fondamentali della nostra cultura e quindi sa cosa vuol dire il bambino per la nostra cultura.
per la nostra cultura intendo per esempio per Eraclito. L'infans cos'è? È l'origine di tutti i tempi. L'origine aionica di tutti i tempi è questo. Il tempo è un bambino che gioca a dadi. Di un bambino è il regno, dice Eraclito. Quindi il bambino è l'origine. E io quell'origine la testimonio perché non la figuro, cioè perché è fuori dalla figura. Per cui in Michelangelo tu hai la consapevolezza della modernità in quanto centralità del fare artistico e allo stesso tempo hai un autore così tanto moderno, un genio così tanto moderno, un artista così tanto moderno che si porta oltre la figura. Per cui lì con Michelangelo tu hai l'inizio della modernità e la direzione verso cui essa si incammina, il telos ultimo, quello che poi emergerà nell'arte non figurativa qualche secolo dopo, insomma. Per cui sì, se la tua domanda è non si può dire che questo è Michelangelo, certo che sì. Tutta l'ultima opera, tutta l'ultima fase della vita di Michelangelo è segnata dal non finito. Un modo, secondo me, non adeguato di considerare questo non finito è guardiamo le condizioni esterne che hanno reso difficile per lui finire le opere. Io non credo che sia così. Cioè non credo che un genio di quel livello lì abbia problema a finire le opere. Se voi prendete la prima pietà, quella in cui era poco più che ventenne, mi pare 22 o 23 anni, e voi guardate l'ultima pietà, vedete un'enorme differenza. Perché la pietà Andanini è completamente differente da quella vaticana. E lì non c'è una differenza di capacità tecnica, c'è una diversa, una consapevolezza. E la consapevolezza in cosa consiste? Consiste in questo, che se io voglio davvero, se il senso del mio fare arte è il divino, è il maniaco che mi governa, beh, io non posso metterlo in figura. Non posso votare quel fare alla figura. E qui credo che si capisce meglio, da questa prospettiva credo che si capisca meglio il senso della non figurazione che caratterizza le opere di Michelangelo. Era questo quello che volevi chiedermi, giusto? Sì, per me sì. Per me assolutamente sì. Io ripeto, ci sono molti autori e alcuni li conoscerete, insomma, storici dell'arte che seguono le vicissitudini della vita di Michelangelo, che cercano di dire i motivi contingenti per i quali, condizionati, per i quali non abbia avuto modo, tempo di concludere le opere, no? La stessa Madonna col Bambino della Sacrestia Nuova, c'è chi sostiene che non sia stata finita perché non ha avuto il tempo di farlo. Io invece non sono di questa opinione, cioè non è nel non è negli elementi condizionati della vita di Michelangelo che si trova questo, ma nel suo senso dell'incondizionato, cioè nel suo senso del rapporto dell'incondizionato al fare artistico, nel senso che per lui ha questo rapporto, sì. Secondo me si può trovare il motivo del non finito e capire opere come appunto l'ultima pietà, che è quella su cui ha lavorato fino agli ultimi, proprio fino agli ultimissimi giorni di vita, perché ha continuato a lavorare su quella pietà fino agli ultimissimi giorni di vita e non l'ha finita. Sì, che quello che ha messo in opera è esattamente questo in realtà, lavorando continuamente su quella pietà, che adesso se non sbaglio si trova a Milano, giusto? Nel castello sforzesco.
lavorando su quella pietà fino agli ultimissimi giorni di vita, che cosa ha messo in opera? Non la figura di quella pietà, ma l'impossibilità che quella pietà avesse una figura. Così, dal mio punto di vista, si può intendere il discorso, si può intendere il fare non figurativo, ecco, non finito dell'ultima fase della vita dell'opera di Michelangelo. Avete qualche altra domanda? Quindi questo è, io credo, in realtà la divaricazione inevitabile che appartiene al senso del fare all'interno della nostra cultura. Ripeto, e con questo mi collego anche a qualcosa che avevo già detto rispondendo alla domanda di una vostra compagna, però non so se c'è adesso. Quei due tratti che abbiamo visto originarsi nel pensiero antico, quindi nel pensiero tradizionale, in particolare nel pensiero di Platone, ma che sono presenti anche nel pensiero di Aristotele, a ben vedere, anche se Aristotele sceglie nella oscillazione uno dei due versanti di questa oscillazione, beh, questi due tratti convivono nel corso della nostra, convivono in persone in geni, per esempio come Leonardo da Vinci, convivono, cioè continuano a stare insieme. O in geni come Leonardo Battista Alberti, cioè, continuano a stare insieme il tratto maniaco dell'arte con quello progettuale, convivono. Quindi il tratto maniaco della tecnica con quello progettuale. Stanno insieme nel corso della nostra cultura per una reciproca incoerenza, rispetto alle proprie premesse. Perché se